L'estate nella città di Arandel. Non potrebbe essere più calda o più soleggiata, ma tutto sta per cambiare. Per sempre. Arandel! È completamente ghiacciata! Freddo. Ah, una bufera di neve a luglio, sì? La terra è coperta dalla neve perenne. Scherziamo! Se non facciamo qualcosa, moriremo congelati! Vuoi parlare di un problema? Io vendo ghiaccio per vivere. Non ci sarà molta richiesta adesso. Insomma, la situazione è congelata. Milady! Imbarazzante. Non che tu sia imbarazzante, ma io sono imbarazzata. Tu sei bellissimo. Aspetta che... Ciao a tutti, sono Olaf. Ciao! Fai paura! Non lo voglio! No! Cominciamo male. So come far finire l'inverno. Tieniti! Amo la velocità! No! Tira giù i piedi! È stata appena laccata, ma dove sei cresciuta? In una stalla! Corriamo a far tornare l'estate! Sono un po' fuori forma. Lupi! Tutto bene? Ho il cranio tosto. Io non ce l'ho il cranio. La testa gira. Che carino, sembra un piccolo unicorno. Dobbiamo solo sopravvivere alla bufera! Non è una bufera! È stregoneria. È mia sorella. Potevi dirlo prima. Occhio! Brutto cattivo, non si tirano i pupazzi di neve! No, furia scatenata, lascia stare il mostro di neve. Sono calma. Bene. Ma dai! Olaf, ti stai sciogliendo. Vale la pena sciogliersi per qualcuno. Ma questo non è il momento. Forza, bello, più veloce. Olaf! Tenete duro, ragazzi. Non mi sento più le gambe. Quelle sono le mie gambe. Per favore, acchiappi il mio popò. Mi sento molto meglio. Buon Natale a tutti! Scusate per la mia voce, ma mi sono beccato una gnomite. Non vorrei. Non ve la auguro a nessuno, perché insomma vi rende questa voce un po' da cricetino, e in più anche vi riduce d'altezza. È una brutta malattia da scontare. Fortunatamente dura solo 1 o 2 giorni. Guardate, mi è pure cresciuto un cappello da gnomo a posto dei capelli. Insomma, non è proprio una bella malattia. Però, vado alle ciance. Il film che vorrei recensire oggi si chiama Frozen ed è uscito il 19 di dicembre. O comunque intorno a quei giorni lì. Allora, che devo dire? I produttori sono gli stessi di Rapunzel. Infatti, se guardate le principesse, sono praticamente identiche. Cioè, se io ad Anna ed Elsa toglierei i loro capelli e mettessi i capelli lunghi dorati di Rapunzel, sarebbero uguali, sarebbero le sue gemelle. Cioè, guardate, sono uguali! La storia si concentra in un regno della Scandinavia, non so se in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, non lo so, dove praticamente c'è una regina che hanno due figlie. Una si chiama Anna e la più grande si chiama Elsa. Elsa è nata col dono di creare ghiaccio col pensiero, quindi è in grado di controllare il ghiaccio. E questo dono qui però si rivela pericoloso, perché per poco non uccide sua sorella. E i genitori vanno a chiedere aiuto ai troll, e i troll dicono ai genitori che la bambina potrà vivere tranquilla, basta solo che non ricordi l'esperienza, perché sennò la scheggia che le è rimasta nel cuore riprenderà la sua magia maligna e quindi le congelerà tutto il corpo. Allora le due sorelle sono costrette a non vedersi quasi mai. Elsa è sempre spaventata dai suoi poteri, perché ogni giorno crescono, cioè diventano sempre più potenti. Poi succede anche che i genitori delle due bambine muoiono, e quindi Elsa diventa la prossima regnante. Solo che durante l'incoronazione succede un incidente, praticamente tutti scoprono che è i poteri di Elsa, e quindi lei decide di fuggire e vivere una vita da eremita. La sorella però vuole andare a riprenderla, perché giustamente la sorella involontariamente ha creato un inverno perenne che si è abbattuto sul loro paese. Allora praticamente lei, con un montanaro di nome Christoph, una renna e un simpatico pupazzo di neve parlante, con la voce di Enrico Brignano,
Dovrà quindi attraversare molte difficoltà per parlare con sua sorella. Però alla fine c'è un nemico, non dico chi, subdolo, che trama nell'ombra e che vuole tutte e due le sorelle morte. Ecco, questo a grandi linee è la trama. Allora, parlando dei personaggi. Allora, secondo me i personaggi sono molto caratterizzati. Cioè, Elsa si vede la sua psico... cioè, ad esempio Elsa è una ragazza che ha un enorme potere che non riesce a gestire e lei non vuole fare del male a nessuno, però involontariamente fa dei disastri, tipo ha creato una tempesta di neve che è diventata perenne sul suo regno, oppure tipo per poco non ammazzava un tipo, per poco non uccideva sua sorella. Insomma, diciamo che è una donna... È una donna, no, che purtroppo ha una grande responsabilità alle spalle, solo che lei non sa come gestirla e quindi ha tanta paura anche perché le sue uniche figure di riferimento, i genitori, muoiono e quindi si ritrova da sola, dove nessuno sa dei suoi poteri, quindi lei è l'unica a conservarne il segreto, che quindi deve gestire qualcosa che non sa controllare. Quindi la sua psicologia è resa molto bene. O anche Anna, a differenza di sua sorella, che ha una personalità più calma, tranquilla. Anna è più vivace, è una ragazza che sogna, che fa molti sbagli, soprattutto quello di innamorarsi a prima vista del primo che passa, no? Che insomma, infatti anche nel film gli diranno: ma tu vuoi sposare un tipo che hai conosciuto da un giorno? Cioè, vabbè, che poi alla fine lei si innamorerà, non dico chi, però comunque del ragazzo di cui si innamorerà, sono passate 2 settimane, però comunque sia, è già un po' più realistico rispetto all'innamorarsi di un giorno, no? Che è tipico delle fiabe. E questa cosa qui mi è piaciuta molto, perché è come se fosse una risposta alla tradizione fiabesca, che insomma vuole che le principesse si innamorino del principe in una giornata, che è pressoché impossibile, perché tu puoi avere colpo di fulmine, ma per innamorarti veramente di una persona la devi conoscere bene. Poi anche c'è Christoph, che è un montanaro che vive, no, tra le montagne e vende ghiaccio per sopravvivere, che insomma è un uomo... È un ragazzo che dall'apparenza può essere rude, no? Ma alla fine è simpatico. Poi anche è stato, da quel che ho capito, cresciuto dai troll, no? Quindi insomma, comunque sia, anche se all'inizio sembra un po' rude, poi se quando la protagonista lo conosce meglio, scoprirà che è un ragazzo molto dolce a cui tiene il prossimo. Poi c'è anche un pupazzo di neve che sinceramente non mi ricordo come si chiama. Guardo un attimo. Ah, ecco, si chiama Olaf. E quello con la voce di Enrico Brignano, ecco. Olaf, secondo me, era un personaggio che potevano anche evitare, nel senso, sembra quasi messo così. Cioè, vabbè che avrà un ruolo importante alla fine, non dico quale. Però, comunque, che cavolo, cioè, sembra quasi... Vabbè, ha lo scopo di far divertire il pubblico perché è lo scemo del gruppo, va bene, però, a parte quello, è quell'azione del finale non è che ha molto... ha un ruolo veramente decisivo. Come ad esempio ce l'ha la renna di Christoph, che invece comunque sia è un personaggio abbastanza importante, perché comunque sia aiuterà anche il nostro eroe a salvare le due ragazze. Insomma, cioè, alla fine è vero, Olaf ha un ruolo importante verso la fine, però secondo me è stato un po' forzato come personaggio. Però comunque sia, alla fine anche lui ha comunque una sua psicologia, perché lui è un pupazzo di neve che ha sempre sognato il calore. Cioè, sognato di vedere l'estate, di vedere il sole, di sentire il caldo. Solo che lui, essendo nato in inverno, in pieno inverno, non ha mai saputo che cosa sia. E questa cosa qui, insomma, mi ha fatto pensare a una fiaba che io sentivo da piccola, che si chiama Il pupazzo di neve, che parlava di un pupazzo di neve che si era innamorato di una stufa. E secondo me questa è la seconda fiaba a cui si fa riferimento il film, esatto. Perché il film si basa sulla fiaba La regina delle neve di Hans Christian Andersen. Certo, è stata stravolta, perché se uno legge la fiaba vi assicuro che è totalmente diversa, però i temi principali ci sono, c'è il tema dell'amore, c'è il tema del viaggio, c'è il tema anche, c'è anche l'elemento del cristallo, del frammento, no, di cristallo che entra nel cuore, quindi c'è il rischio che possa nuocere a uno dei personaggi. Nella fiaba c'è il ragazzino che gli entra una scheggia di nel cuore, una scheggia di uno specchio malefico, no? E quindi lui comincia ad avere il cuore arido, no? È il suo cuore a congelarsi. Invece nel film è proprio la sorella che fisicamente rischia di morire assiderata perché c'è questo frammento di cristallo di ghiaccio. Poi anche il tema dell'amore, perché infatti, chi avrà letto la fiaba saprà come va a finire. Cioè, più o meno il film finisce così. Poi anche l'amore, cioè nella fiaba c'è l'amore tra questi due amici. La protagonista fa dei viaggi, supera un sacco di insidie, pericoli, addirittura mi sembra una banda di briganti, comunque sia, pur di arrivare a liberare il suo amico. E la stessa cosa è la storia tra Anna e Elsa. Anna comincia a...
cioè Anna fa un sacco, vive un sacco di peripezie, rischia pure di morire assiderata, tutto pur di riabbracciare la sorella, riportarla a casa, aiutarla. Quindi insomma in questo film è molto evidente l'amore fraterno, anzi addirittura l'amore tra queste due sorelle è ancora più forte dell'amore romantico, che di solito nei film Disney, no, fa vedere che l'amore romantico, no, tra il principe e la principessa risolve tutti i problemi. No, invece qua è l'amore tra le due sorelle che risolve tutto. Questa cosa qui è molto innovativa, cioè almeno per un film Disney, cioè, a parte Coda fratello orso, il tema dell'amore tra i fratelli non è stato molto toccato, quindi questa cosa qui l'ho trovata molto originale. E punti negativi, come ho detto prima, c'è stato il caso di Olaf, che secondo me era un personaggio un po' troppo forzato. Poi anche, secondo me, ci hanno messo troppe canzoni, cioè, a me piacciono un sacco le canzoni dei film Disney. Però cavolo, lì almeno ogni 10 minuti te ne trovi qualcuna, cioè proprio, cioè secondo me ne hanno proprio esagerate. Poi niente, per il resto, ecco, la morte dei genitori. Ecco, secondo me devono soffermarsi un po' sul lutto dei genitori, perché comunque sia, sono delle figure importanti. E non mi dovete venire a dire che praticamente è un film per bambini, no? Non bisogna far vedere la morte dei genitori, no? Loro non devono sapere che cos'è la morte non devono saperlo, noi bambini devono vivere il mondo delle fiabe, quella... No. Allora, precisiamo, le fiabe prima di tutto sono molto più macabre di quel che pensate, cioè bastava leggere la versione originale di Cappuccetto Rosso per lasciarsi accaparrare la pelle, però comunque sia. I certi film della Disney, come ad esempio Re Leone o Bambi, la morte dei genitori è presente, anche, ad esempio con Simba addirittura va a parlare con lo spirito di suo padre, oppure Bambi a causa della morte di sua madre è costretto a vivere quasi da solo, perché vabbè c'ha il padre, poi il padre non è che può sempre badargli, ha anche un branco, quindi insomma c'è comunque il peso del lutto familiare. Invece qua sì, fa vedere che i genitori muoiono, ma poi basta, cioè non si sente questa grande perdita. Ecco, secondo me questo è un punto negativo del film. Secondo me i genitori dovevano avere più spazio nella storia. A parte questo film si merita un bel 8 tondo, perché comunque sia, è simpatico, c'ha personaggi complessi, le musiche sono carine e anche ha un cattivo che, devo dire che, insomma, è abbastanza subdolo. Cioè, io non mi sono mai aspettata di vederlo come cattivo. Cioè, io pensavo sempre che... Cioè, veramente, se voi guardate il film non sospetterete mai che quello lì è il cattivo. Comunque sia, voto complessivo 8 tondo. La recensione finisce qui. Vi auguro un buon Natale, tante scorpacciate, mi raccomando ingrassate, perché dal prossimo anno in poi dovrete fare un bel po' di ginnastica, quindi è meglio che vi godete questa settimana, questi giorni di abbondanza ora, perché dopo si incomincerà a lavorare, a studiare, a fare sport e altro. Quindi buon Natale a tutti, vi auguro un anno migliore, spero che lo sia, perché con questa situazione, comunque sia, io lo auguro. Un bacio e arrivederci.